di tutta la nostra produzione. La settimana scorsa ho incontrato un produttore di grano con il quale siamo andati in commissione attività produttive. Mi ha preso due sacchetti, li ha messi accanto uno all'altro. Dice: vedi, qua, Figuccia, c'è il pellet, qua c'è il grano. In questo momento, con lo stesso peso, i due sacchetti vale più un sacchetto di pellet, ti rendi conto, direttore, che Sì. un sacchetto di grano. E questo è frutto di quell'elemento a cui facevi riferimento tu, cioè il tema dei rapporti tra uno Stato e la comunità globale in una serie di riequilibri geopolitici che devono essere ridisegnati, perché così facendo noi non possiamo continuare a stare in Europa con queste condizioni. Io sono un convinto, attenzione, sostenitore dell'idea che i miei figli, i tuoi figli, direttori, debbano essere liberi di circolare per l'Europa non solo per viaggio, ma anche per motivi di lavoro, ma dobbiamo metterli nelle condizioni di essere competitivi con i loro coetanei, ed è questa, secondo me, una A delle finalità proposito principali alle quali di poterla fare. questo, tra poco arriva l'onorevole La Galla proprio per parlare di scuola. Mi interessa una sua opinione a proposito di queste disposizioni o indicazioni alquanto generiche del ministro dell'istruzione, no? Che ha dato delle indicazioni e poi sembrerebbe che le indicazioni puntano sulla liberalizzazione decisionale da parte dei dirigenti scolastici. Cioè, fate quello che ritenete opportuno e assumetevi le responsabilità. Una sua opinione a proposito. Allora, noi siamo cresciuti, direttore, in una generazione in cui la scuola aveva un compito fondamentale tra le principali agenzie educative, insieme alla famiglia, anzi, prima la famiglia e poi la scuola. Ma insieme io mi sento di dire alla famiglia, dove gli elementi portanti di un approccio pedagogico non erano soltanto quello di insegnare ai ragazzi a leggere e a scrivere, ma ovviamente di farli uomini dentro un processo educativo, sentendosi protagonisti di un paese. È arrivata la fase della trasformazione della scuola in azienda. Questo ha determinato una politica dell'aggiuntivismo dove la scuola non si capiva più bene cosa dovesse fare. Devo dirti che con questo ministro le poche idee confuse sono ulteriormente ingarbugliate. Purtroppo la verità è che gli assessori regionali avranno veramente un lavoro complesso da fare, credo che meriteranno un sostegno da parte dei singoli consigli regionali. La Galla, il mio, certamente ce l'ha, è una persona che non si può dire un giorno che Abbiamo qualche problema sull'audio, onorevole, non so se lei ci sente ancora. È andata un po' la connessione, è andata un po' in pappa. Vediamo se riusciamo a concludere questa parte finale. Ci siamo fermati, che lei aveva stima, abbiamo capito, dell'onorevole La Galla. Vediamo se lo sentiamo. assolutamente sì. Sì, Mi sentite? Mi sentite? Ecco, bisogna superare questo papocchio che sta facendo il ministro, bisognerà mettere regole certe, non si può dire, dicevo prima, un giorno che andranno tutti in classe separati dal plexiglass e il giorno dopo che devono rimanere a casa per 6 mesi. Bisogna superare l'approccio apocalittici integrati e trovare delle soluzioni concrete. Già sabato pomeriggio parteciperò ad una call con il già rettore, con l'assessore La Galla, e lì ci confronteremo insieme ad altri autorevoli esponenti sul Ci tenga futuro della scuola informati. e soprattutto dei nostri ragazzi. Ci tenga informati perché a noi piace il fatto che lei non la manda a dire, insomma, la dice direttamente. Grazie E veramente allora di cuore. mandiamole a dire al ministro, buon lavoro, Grazie, arrivederci. buon lavoro, grazie onorevole. Allora, abbiamo sentito un'altra delle voci naturalmente che possono darci delle indicazioni. Tutto questo lo facciamo sempre per la pluralità dell'informazione, cosa fondamentale che dovrebbe essere sempre tenuta in considerazione da tutte le televisioni. Noi facciamo parlare tutti fondamentalmente, ma quando ci sono anche delle istituzioni, dei personaggi che sono all'interno delle istituzioni, ancora meglio. Detto questo, noi facciamo adesso una brevissima pausa, poi ci colleghiamo con l'onorevole Roberto La Galla proprio per parlare di scuola, di quelle che sono state le indicazioni del Ministero naturalmente dell'Istruzione e ne parleremo proprio per sapere qual è la posizione dell'assessore regionale all'istruzione.
della regione siciliana. Piccola pausa, torniamo tra poco. Pubblicità su Tele One, telefona allo 091 96 11 08. Allora, eccoci rientrati. Vorrei invitare subito i telespettatori che hanno qualche interesse con l'argomento che adesso apriamo, che è appunto quello della scuola, cioè, quindi per capire qual è lo status in vista della riapertura a settembre. Intanto abbiamo delle indicazioni che sono state date dal Ministero nella pubblica istruzione. Saluto con piacere, come sempre lo ringrazio per la sua grande disponibilità, all'onorevole Roberto Lagalla, assessore regionale all'istruzione. Ben trovato. Ben trovati tutti voi e buonasera. Allora, indicazioni, noi abbiamo messo un titolo che è semplice, insomma, tanto per avere le informazioni da parte sua. Lo status della scuola in vista della riapertura a settembre. Evidentemente sappiamo che oggi ci sono tutta una serie di incontri che lei farà, tra le altre cose, con i dirigenti scolastici, insomma c'è un programma, però è bene sentire dalla sua viva voce qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte. Ma intanto siamo in attesa delle definitive linee guida ministeriali che saranno adottate entro il 30 giugno, ma noi abbiamo già avviato una intensa interlocuzione con l'ufficio scolastico regionale, con il nuovo direttore regionale, il dottore Suraniti, e abbiamo convenuto di fare convergere le competenze regionali e quelle dell'articolazione territoriale del Ministero dell'Istruzione nella stessa task force, una task force per la riapertura delle scuole che è stata affidata al coordinamento del professor Elio Cardinale, già sottosegretario di Stato alla Salute e vicepresidente del Consiglio di Superiore di Sanità, oltre che preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo, che sarà in questa azione collaborato da tecnici, docenti, studenti, rappresentanti della sanità pubblica e attori del sistema complessivo dell'istruzione, perché quello che noi dobbiamo realizzare è una linea guida
che possa prevedere più scenari in funzione delle caratteristiche proprie di ogni scuola e di ogni parte del territorio regionale, perché le realtà di partenza, tanto in termini edilizi, quanto in termini logistici, quanto in termini urbanistici e di popolazione studentesca, ovviamente non sono le Certo. stesse in ogni sito Certo. scolastico, motivo per il quale, a parte le previsioni generali di sicurezza individuale e di sanificazione dei locali, è chiaro che vanno trovate volta per volta, scuola per scuola. Insomma, intendiamo assistere i dirigenti scolastici nella loro autonomia, proponendo loro soluzioni concrete che sono quindi legittimate a livello istituzionale e che possano essere poi ulteriormente corroborate dall'arrivo delle risorse previste tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. Onorevole La Galla, lei è stato definito, io ho ricevuto tantissimi, noi qui in redazione, tantissimi post di dirigenti scolastici proprio, di docenti, insomma, che ci chiedevano quando sarebbe stato questo collegamento. E si evince che lei è un paladino, fondamentalmente. Insomma, i dirigenti scolastici credono nel suo operato, anche perché lei ha fatto già delle cose che non si facevano da decenni, no? E quindi ha la fiducia dei dirigenti scolastici, però sono preoccupati perché dal governo nazionale le prime indicazioni sono quelle di liberalizzare la parte decisionale ai dirigenti scolastici, che ne hanno anche la responsabilità. Ma guardi, io intanto sono molto orgoglioso di questa scuola siciliana e devo dire che nel periodo della pandemia e del lockdown il coraggio, la dedizione dei dirigenti scolastici e del corpo docente della nostra regione ha fatto sì che questa potesse essere la decima in Italia per copertura della didattica online. Condivido il pensiero dei docenti e dei dirigenti scolastici quando affermano che la didattica a distanza non è un modello adottabile per lungo periodo, perché evidentemente distanzia tanto lo studente quanto fa mancare il senso di comunità alla scuola. E allora insieme, e questo mi responsabilizza molto, dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo, sapendo che lo strumento informatico sarà una parte, non funziona, una parte del discorso, ma non il discorso principale. Il discorso principale deve essere evidentemente quello di garantire sicurezza e di non abbandonare i dirigenti scolastici, perché lasciare nella loro responsabilità tutto quanto sarà da fare sarebbe veramente un atto irresponsabile. Io credo che il governo nazionale abbia sbagliato nel momento in cui non ha aiutato l'azione dei docenti e dei dirigenti scolastici, lanciando ad aprile un inopinato messaggio che tutti sarebbero stati promossi, e quindi così facendo, diciamo, compito già arduo dei docenti, e credo che oggi anche le linee guida nazionali debbano essere ispirate certamente a flessibilità e variabilità, ma non possono essere demandate al libero arbitrio dei presidi, i quali sentono appieno la responsabilità del loro ruolo. Ecco, perché nel caso di un virus, insomma di qualsiasi cosa, proprio per scendere nel dettaglio, no? Cioè come si fa a dare soltanto ai dirigenti scolastici la responsabilità di creare quegli spazi? Forse in questo momento è inutile che parliamo di come saranno posizionati gli alunni, perché si aspettano le direttive, no? Sì, però vede, il problema è molto semplice, cioè l'equazione è banale. O diciamo riduciamo le persone o aumentiamo gli spazi. Siccome non è
tutto dipende evidentemente dalle disponibilità. Se ci sono disponibilità aggiuntive di spazi o si trovano spazi ulteriori ed additivi, è chiaro che sarà più facile sistemare i ragazzi. Se invece dovremo replicare le condizioni degli anni precedenti, è chiaro che bisognerà fare tornare i ragazzi. Non abbiamo grandissime opzioni, diciamo, Senta, rispetto a questo modello. Poi ci sono delle variabili, ma non delle soluzioni alternative. nelle variabili c'è la previsione di aumentare il corpo docenti? Ma lei sa che il corpo docente è nella competenza piena del Ministero dell'Istruzione. Io devo dire che ieri ho parlato a lungo col nuovo direttore regionale, persona estremamente attenta, che intanto ha coperto con numeri superiori a quello degli anni scorsi l'organico di diritto della Regione Siciliana. Quindi quest'anno già abbiamo più docenti rispetto agli anni precedenti, ancorché si riduca ulteriormente il numero degli alunni, perché come lei sa, il problema della denatalità evidentemente sta impattando anno per anno sulla composizione delle classi. Il Ministero certamente non si risparmierà nella attribuzione anche dell'organico di fatto e dell'organico di potenziamento, però è chiaro che non possiamo immaginare una duplicazione del corpo docente, così come non possiamo immaginare che i presidi, torno a dire, siano dei maghi Merlino che improvvisamente, diciamo, dal nulla facciano sorgere nuove meraviglie. È chiaro che tutto deve essere iscritto all'interno di un concetto, che è il concetto di sostenibilità, che deve coniugarsi con quello di sicurezza. Conoscendo la sua sensibilità, onorevole Lagalla, io le chiedo naturalmente qual è la sua impressione a proposito della disabilità nelle scuole. Cioè, siamo pronti oppure... anche questo sarà un problema ancora più grave in momento di difficoltà. Vede, se io posso fare una confessione pubblica, è quella che vivo rispetto agli studenti disabili. Vivo una condizione di frustrazione assoluta, perché la gestione della disabilità a scuola non è attribuita alla competenza di questo assessorato, ma a quella di altro assessorato. E quindi, diciamo, io posso operare solo indirettamente rispetto a questa categoria, che è una categoria oggettivamente svantaggiata, che subisce spesso, al di là della propria condizione, subisce spesso delle ingiustizie sociali e delle disattenzioni politiche. Non parlo tanto di omissioni o di comportamenti non commendevoli di questo o di quell'ente, di questa o di quell'istituzione, quanto invece parlo di un meccanismo che non si è riusciti ad oleare sufficientemente, tant'è che questi ragazzi subiscono una doppia penalizzazione, quella della propria condizione è quella di una marginalizzazione aggiuntiva che troppo spesso noi, in maniera inconsapevole e involontaria, ma comunque finiamo col incrementare e con l'aggravare. Confidiamo nella sua sensibilità. Lei, come è stato definito da alcuni dirigenti scolastici, è un paladino, quindi tenga in considerazione questo. Noi naturalmente la ringraziamo e siamo disponibili ogni settimana a fare il punto della situazione. Lo facciamo come servizio pubblico, al di là di qualsiasi cosa, perché la scuola è veramente molto importante, la base del nostro futuro. Quindi, se lei vuole, ogni settimana facciamo il punto e diamo le notizie in diretta a 1 milione quasi di telespettatori, non sono pochini. Io la ringrazio, ne approfitteremo, ma credo che il servizio pubblico debba proprio giocare su questi termini.
quello di servizio reso alla gente che deve essere informata, e ho ben presente che la politica deve dichiarare quello che fa, non quello che farà, ma quello che fa, e soprattutto deve dare notizie di verità, sia nella difficoltà, sia nelle situazioni di favore. Ecco, noi sappiamo che stiamo affrontando una sfida che non era mai stata affrontata in Italia e nel mondo, certamente a partire dal secondo dopoguerra, perché di fatto noi stiamo avviando un anno scolastico dopo un periodo di crisi che può essere paragonato solo a quello di una crisi bellica, e ancora l'insidia dell'attacco epidemiologico non è del tutto scongiurata. Quindi di fronte ad un nemico potenziale dobbiamo sapere immaginare scenari e possibilità, e con questo senso di responsabilità insieme possiamo probabilmente vincere questa sfida. Grazie onorevole La Galla, alla prossima. Grazie naturalmente. Ritenga grazie questo spazio a sua disposizione ogni qualvolta lo ritiene grazie, necessario. Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti gli insegnanti e a tutti gli alunni siciliani, in particolare a quelli che si apprestano ad affrontare la maturità. Grazie, grazie ancora, grazie ancora. Allora, abbiamo chiuso anche l'argomento relativo alla scuola, adesso apriamo ancora un altro capitolo di 19 live in tour, perché andiamo a Cefalù per la precisione, ma ci sarà anche un grande personaggio che si collegherà con noi, che è Marcello Mangia, presidente dell'Aeroviaggi, che è una dei tour operator naturalmente più importanti in Italia, e questo ci permetterà di capire alcuni meccanismi di come deve ripartire in modo particolare la Sicilia in prospettiva turismo di questa estate. E quindi facciamo una brevissima pausa, poi ci collegheremo con il sindaco Lapunzina, con l'assessore al turismo Lazzara di Cefalù e con Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi. Piccola pausa, torniamo tra poco. Su Tele One, telefona allo 091 96 11 08. Bene, bene, allora eccoci rientrati, sempre 19 live, siamo in perfetta diretta, in questo momento sono le 15.50, 56? Boh, 50 all'incirca, no, aspetta che guardo dal telefonino perché così insomma perlomeno riesco a capire esattamente che ore sono, perché con questi orologi ormai non si capisce più niente, però il telefonino è 56. 15.56, naturalmente quando vedrete la replica di sera, per esempio stasera
Noi andremo in onda oggi, cos'è? Giovedì, andiamo in onda alle 21:15 circa in replica. Volevo dire ai nostri amici telespettatori che solitamente ci chiamano allo 091-333-660 che a seconda degli argomenti naturalmente noi possiamo mettere in onda delle telefonate in base all'argomento oppure no. Quindi le telefonate della scuola, per esempio, allora mettiamo in onda le telefonate, quelle che riguardano, che posso dire, insomma, il Covid dal punto di vista sanitario, mettiamo in onda il Covid dal punto di vista sanitario, oppure nel caso si chiedono degli argomenti relativi al CAF, al patronato, alla pensione, eccetera, eccetera, quando ci sono gli esperti. Questo lo diciamo perché quotidianamente riceviamo centinaia di telefonate, anzi migliaia ormai, che ci chiedono di questo, di quell'argomento. Noi non possiamo darvi delle risposte a meno che in diretta non ci sia un esperto, un rappresentante di un'istituzione, un medico. Questo lo facciamo naturalmente perché non abbiamo nessuna competenza, nessuna qualifica per poter avere, per poter dare le risposte. Io sento in cuffia anche lo Skype, mi viene difficile naturalmente con le chiamate Skype in cuffia. Allora, a proposito invece della nostra programmazione, volevo ricordarvi anche gli appuntamenti con il nostro Media News, che ritroverete sempre alle 14:10 tutti i giorni, alle 20:10, la prima e la seconda edizione, che poi sono replicate nel corso della giornata, quindi della serata in modo particolare, alle 22:45 e poi a mezzanotte 45 per la precisione, quindi per essere informati su tutte le notizie che quotidianamente succedono. Abbiamo il video di Cefalù sicuramente disponibile, ce l'abbiamo Nino? Così possiamo, Nino è il nostro regista, lo dico per quelli che ci seguono. Sì, no, basta che soltanto mettiamo in onda il video e poi possiamo fare i collegamenti, c'è qualche ritardo sui collegamenti, però dico la diretta è anche questa, bisogna mettere in conto anche che ci sono difficoltà, soprattutto quando abbiamo dei sindaci, quando abbiamo dei personaggi insomma istituzionali di un certo, perché sono sempre impegnatissimi, quindi non li andiamo però a prendere, comunque siamo sempre riusciti a farlo, lo faremo anche questa volta. Allora, quando mi dite voi che abbiamo le immagini pronte, possiamo far vedere intanto. Oh, perfetto, allora facciamo così, mi dicono dalla regia che stiamo preparando i collegamenti per 19 live, allora mandiamo in onda un altro piccolo break e poi rientriamo ancora con 19 live in tour dedicato ai comuni siciliani.
tua pubblicità su Tele One, telefona allo 091 96 11 08. Eccoci rientrati e subito con l'immagine migliore che potevamo dare, quella di Rosy Abruzzo, naturalmente. Che... ben trovata, ben trovata. Grazie, grazie. Buon pomeriggio Roberto, ben trovati a voi. Allora, anche oggi apriamo questo spazio che noi abbiamo dedicato alla promozione turistica per i comuni siciliani, che è 19 Live in Tour. E oggi abbiamo una punta di diamante del turismo, no? Beh, assolutamente, basta dire il nome, già sappiamo di che cosa si tratta. Oggi portiamo i nostri amici a Cefalù, veramente una delle perle in assoluto del turismo siciliano, una delle... della nostra meravigliosa regione, che si trova nella parte nord della Sicilia, si affaccia sul Mar Tirreno e poi ha tante di quelle bellezze che veramente... c'è da rimanere a bocca aperta, ma ne parleremo meglio col sindaco. Sì, tra poco ci collegheremo naturalmente, appena saremo pronti con il collegamento, dove avremo Rosario Talavella che ci aiuterà in questo collegamento, anche perché avremo anche in collegamento l'assessore Lazzara, assessore al turismo anche di Cefalù, ma avremo anche Marcello Mangia, che è il presidente di Aeroviaggi, con il quale potremo parlare, insomma, della difficoltà che stanno incontrando i tour operator. A proposito, abbiamo oggi mandato in onda anche le ultime dichiarazioni del presidente della regione Musumeci e del presidente dell'ANCI Sicilia Orlando, che si trovavano all'aeroporto, per cercare di snodare questa questione all'Italia, no? Che è molto difficile. Una tua opinione, Rosy, a proposito? Sì, stai parlando ovviamente della questione all'Italia relativa all'aeroporto Birgi di Trapani. È chiaro che questo, per questa zona della Sicilia occidentale, è un gravissimo danno, perché intanto parliamo della compagnia di bandiera che ovviamente faceva, ecco, molte tratte, molti voli da e per Trapani, e posso dirti anche da cittadina di questa zona della Sicilia occidentale, che con l'avvento di quell'aeroporto e con i voli diretti con molte città italiane, devo dire, questa zona della Sicilia ha risentito veramente in maniera molto positiva da un punto di vista turistico, superando malgrado tutto, e dico malgrado tutto perché il problema rimane sempre, ma superando un po' l'inferiorità che purtroppo questa zona della Sicilia sconta per quanto riguarda la viabilità, che è veramente disastrosa. Però quell'aeroporto a Trapani era veramente in un punto strategico, riusciva quindi a collegare molte mete che proprio grazie a questo aeroporto, se già erano turistiche, lo sono diventate ancora di più. E parlo chiaramente di San Vito Lo Capo, parlo della Trapani ad esempio, che si è sviluppata moltissimo non soltanto con le regate veliche, ma anche grazie proprio a questo aeroporto. Anche Sciacca, devo dire, beneficia tantissimo, e la stessa Cefalù. Vabbè, anche Agrigento, insomma, Agrigento, comunque una tratta, sì, beh, strategica, tutta veramente. la zona. Sì, e credo che comunque qualcosa dovrà succedere, perché c'è mobilitazione non soltanto a livello regionale siciliano, ma anche di altre zone d'Italia che sono state cancellate dalla linea nazionale dell'Alitalia, e quindi insomma ci sarà una rivolta. Hanno una bella gatta a pelare, mi viene da dire, perché bisogna andare a spiegare per quale motivo questa discriminazione nei confronti di un aeroporto che peraltro beneficia veramente tanto di questa presenza. Ecco, si tratterebbe veramente di un atto discriminatorio. Sì. A proposito di questo, naturalmente io volevo anche accennare su quello che è il progetto di 19 Live in Tour, che quasi sicuramente ormai, insomma, possiamo dirlo, perché di giorno in giorno arrivano notizie positive, per esempio che stanno riaprendo una serie di spettacoli, di manifestazioni in Sicilia. Ve ne do una anticipazione che nessuno sa, per esempio a fine luglio sarà di scena a Salina il premio Massimo Troisi, quindi questo è confortante anche per noi che abbiamo voglia veramente di girare la Sicilia, Rosy, no?
Esatto, assolutamente, è una bella occasione, possiamo farlo in sicurezza perché i nostri comuni, come ci hanno detto e testimoniato molti, veramente devo dire quasi tutti i sindaci che noi abbiamo avuto ospiti in queste giornate, sono con l'espressione anglosassone che non ti fa impazzire, sono per lo più Covid free, per cui in realtà si può andare sicuri. Ragione, si può pensare di ripartire anche con eventi, è chiaro, sempre organizzati secondo quelle che sono le direttive anche regionali. Bene. Lo stesso sindaco, ad esempio, di Chiusa Sclafani ci diceva che questo fine settimana ci sarà una piccola forma della Sagra delle Ciliegie, anche lì a Chiusa, un piccolissimo borgo che quindi come gli altri tenta di ripartire. Io vedo Cefalù. Apriamo a questo punto 19 live in tour e ci colleghiamo, grazie a Rosario Taravella, con Cefalù, dove vedo, dovrei avere, penso, l'assessore Lazzara, credo, perché quello la Punzina non è sicuramente. Assessore... No, sono l'assessore Lazzara. Ecco, infatti, ancora... no, anche perché Rosario lo conosco da 40 anni, cioè, a meno che non si era fatto crescere la barba. Salve. Buon pomeriggio a tutti. Rosi. Grazie per l'invito. Ora il sindaco molto evidentemente starà arrivando perché ha avuto un vabbè, lo so cosa fa il sindaco in questo momento, è in acqua, non si preoccupi, noi andiamo avanti lo stesso. Allora, sto scherzando. Lo sento malissimo. Sì, sentiamo sì, anche noi. In realtà si sentono tutti i rumori ambientali, per cui probabilmente dobbiamo la location chiedere... è invidiabile, suppongo. Sì. Bellissimo, bellissimo. Sì, allora, sì, intanto assessore, come ci dia qualche anticipazione, no? Noi stavamo parlando di potenziali. Sì, niente, Cefalù si sta preparando alla riapertura della nuova stagione, anche i lidi stanno montando e stiamo cercando di portare avanti il più possibile, il più velocemente possibile la nostra destinazione Cefalù, accogliente per chi ci viene a trovare, anche a livello di iniziative, sarà un'estate anche quest'anno di iniziative approcciate diversamente rispetto a come le abbiamo concepite in passato, però senza ombra di dubbio con l'intento di valorizzare le bellezze che la natura ci ha regalato andremo a interagire con intrattenimenti e soprattutto la valorizzazione dei luoghi, quindi a maggior ragione portiamo avanti quello che già anche negli altri anni abbiamo realizzato, eventi che richiamano nel rispetto delle normative la gente, con l'obiettivo di valorizzare anche luoghi più piccoli e soprattutto ad esempio, come abbiamo ripeto fatto anche gli altri anni, la Rocca, il Castello Bordonaro, quindi luoghi che veramente magici, e quindi a maggior ragione sfruttando anche questo periodo si avrà la possibilità di apprezzarli anche meglio, quindi cercare sempre di cogliere i lati positivi di ciò che in questo momento stiamo vivendo. E per questo fate benissimo assessore, però come vi organizzerete con gli eventi? Perché l'ho sentita accennare più volte al fatto che comunque voi tenterete di riproporre degli eventi, delle manifestazioni. Come pensate sì, di organizzarvi? Sicuramente saranno iniziative in primo momento, visto che ancora siamo ancora all'inizio, che non richiameranno grossi numeri di persone, quindi l'obiettivo non è spostare le masse, è quello di rendere ai fruitori della destinazione la vacanza in maniera serena, in compagnia di un'iniziativa che può essere un intrattenimento musicale o artistico, però tutto sempre in una tranquillità nel rispetto delle distanze e dei luoghi. Quindi penso che in questo momento il viaggiatore, chi decide di sceglierci come destinazione, a maggior ragione cercherà una destinazione tranquilla, non cadendo nel discorso del Covid free, perché non siamo noi a stabilirlo, ma secondo me lavorare e saltare ancora di più quello che noi in questo momento come territorio offriamo, quindi esperienze paesaggistiche, culturali e soprattutto enogastronomiche, sono i punti di forza che la nostra terra ci offre ed è quello che oggi secondo me un viaggiatore cerca, una destinazione, vivere la destinazione per i vari aspetti, e quindi anche un intrattenimento musicale o artistico fatto nei luoghi anche internati, nelle varie piazze più piccole, certo, sulla Rocca o sul Molo, dove
gli accessi saranno controllati, questo darà la possibilità ancora di più di chi visita il nostro paese di poter vivere con più emozione i luoghi e la città. E nel frattempo vedendo le immagini, guarda che immagini, sì, Rosa. È meraviglioso, guarda, si vede la bellissima cattedrale normanna con quelle due meravigliose torri gemelle, una cattedrale che è veramente arcinota in tutto il mondo, oltre ad essere stata dichiarata nel 2015 patrimonio dell'UNESCO, Roberto, poi ricca di mosaici bizantini, è veramente un luogo meraviglioso, e a pochi passi da questa cattedrale anche la Porta Marina di Cefalù, che fu location del film Nuovo Cinema Paradiso. Insomma, davvero Cefalù è un luogo che di bellezze non ne fa mistero. E poi devo dire, sono molto d'accordo su quanto diceva l'assessore, per un motivo particolare. Quest'anno si parla di un'estate che vada vissuta sfruttando i luoghi all'aperto, e c'è da dire che Cefalù in questo senso è il luogo ideale per eccellenza, perché è bella tutta da vivere all'esterno, all'aperto, outdoor, come direbbero. Scusa, inglesi, Rosy, facciamo, dobbiamo sentire l'assessore. Rosy, scusa, io lo so, tu non ti fermi più, sei bravissima, però facciamo parlare l'assessore, perché magari ci dà qualche dettaglio in più. Confermavo il discorso, tant'è che anche nei briefing che abbiamo fatto con una società di comunicazione, il messaggio è che a breve usciremo su vari giornali telematici, è proprio quella dei punti di forza della destinazione, al di là del problema che noi abbiamo vissuto in questo periodo, e anzi a maggior ragione noi ne usciamo ancora più forti, perché abbiamo tutte le carte in regola per soddisfare le richieste, le esigenze che oggi un viaggiatore ha. Non sarà il viaggiatore che forse ci siamo abituati gli ultimi anni a vedere, che si sposta da un posto all'altro con semplicità, ma sarà un viaggiatore che deciderà, tant'è che questa è la conferma, diverse prenotazioni che stiamo ricevendo, che è quella di decidere di trovare il punto per trascorrere la propria vacanza e vivere. Quindi settimane, destinazioni più lunghe alla scoperta del territorio e del posto. Quindi Cefalù, oltre alla sua bellezza interna, ha un territorio madonita che è veramente da far invidiare. Quindi escursioni paesaggistiche nel Parco delle Madonie, abbiamo da Castelbuono fino ad arrivare a Gangi, tantissimi tipi di attività da poter svolgere. Chi piace l'aspetto paesaggistico, naturalistico, poi c'è l'aspetto anche per chi piace l'escursione attraverso in moto, abbiamo sentieri veramente pazzeschi, quindi noi siamo una destinazione aperta a qualsiasi esigenza, quindi non vedo nessun limite se non quello nostro, e quindi dobbiamo cercare di trasmettere con entusiasmo quello che il turista, la persona che ci sceglie, può fare, e aiutare al fine che chi ci decide possa soddisfare le proprie esigenze. Senta, tra il milione di telespettatori che ci sono a Tele One, speriamo di portarne almeno un 10% noi lì a Cefalù, va bene? Le basta il 10%? Ma sì, 10% sì, va bene. Su un milione di telespettatori non è poco. Tutto va bene, quindi non grazie, grazie assessore. Adesso noi abbiamo da fare un altro collegamento, però questo deve servire naturalmente come promozione turistica per una delle più belle cittadine assolutamente della Sicilia. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, Rosy, se vuoi resti con noi ancora qualche minuto, sì. Assolutamente sì, maggior ragione se adesso arriva il mangia di Aeroviaggi, mi fa molto piacere, perché devo dire, essendo io di Sciacca, uno dei villaggi più importanti sicuramente di Aeroviaggi si trova proprio a Sciacca, e posso dirti che anche lì Marcello Mangia ha annunciato proprio qualche giorno fa l'apertura di uno degli alberghi di Sciacca Mare, e tra l'altro apertura che è stata in qualche modo beneficiata dalla presenza già di circa 400 turisti, quindi è una bella cosa che già a Sciacca si sia partiti con questa nota positiva. Lo vedo già collegato. Eccomi. Salve, buonasera, ben trovato, dottore Mangia.
Grazie, buonasera, bentrovati a voi. Qualche Grazie secondo, qualche secondo. Rosi, non devi lanciare però tu, prima devi lanciare la regia, perché sennò tu vedi. Pensavo lo vedeste. No. Adesso sì, adesso sì. Ah, adesso okay, lo vediamo. Perdonate. Ben trovato intanto, grazie di aver accettato il nostro invito. L'input parte dal presupposto che noi in questo 19 Live abbiamo sempre dato particolare attenzione agli imprenditori e a tutti coloro che naturalmente hanno subito in modo particolare questo stato d'emergenza e di chiusura. Chiaramente nell'aspetto turistico ci siamo concentrati, non fosse altro perché la nostra terra deve assolutamente ripartire dal turismo, oltre che dai prodotti tipici della nostra enogastronomia. Allora, che cosa avete fatto fino adesso e che cosa vi proponete di fare? Allora, noi abbiamo studiato tanto nel periodo di lockdown, da inizio marzo, quando un po' tutto si è fermato, abbiamo studiato come ripartire, ci siamo subito rilanciati con delle offerte commerciali tese a favorire la ripresa delle prenotazioni, dunque abbiamo completamente escluso ogni penale di annullamento, abbiamo fatto le offerte per famiglie, abbiamo regalato delle polizze che coprono in caso si contragga il virus addirittura per un anno e prevede dei rimborsi, degli indennizzi in caso di ricovero. E abbiamo organizzato dei pacchetti weekend tesi al mercato interno siciliano. Insomma, abbiamo fatto di tutto dal punto di vista commerciale e in pari tempo abbiamo organizzato le nostre strutture per passare una vacanza serena e sicura. Dunque abbiamo messo in atto i protocolli governativi, li abbiamo integrati con quelli delle associazioni di categoria e tutte le nostre strutture sono state adeguate a far passare sia una vacanza rilassante, ma anche garantire la sicurezza, dunque distanziamento, l'uso delle mascherine quando si è nei pochi spazi al chiuso che prevedono i resort o i villaggi di vacanze, perché si vive sostanzialmente all'esterno e le immagini che vedete un po' rappresentano quello che abbiamo fatto. Il nostro personale utilizza sempre le mascherine e i guanti, ovviamente tutto viene igienizzato regolarmente, e devo dire che nei primi, ora siamo al terzo weekend, abbiamo avuto un notevolissimo successo sia di clientela, in un certo senso quasi inaspettato, ma un enorme successo di gradimento. La gente aveva voglia di uscire, non si poteva più di stare in casa, hanno trovato tutto sommato una vacanza rilassante e, come dico, ho detto spesso, bisogna anche ragionare sul fatto che andare in un villaggio in un periodo estivo è certamente più sicuro che quello che si fa nella vita di tutti i giorni, stare in un supermercato in coda o all'ufficio postale, piuttosto che in certi casi lavorare in ambienti chiusi a contatto spesso ravvicinato con altre persone. Dunque siamo molto molto soddisfatti. Allora Rosi, a te naturalmente la possibilità di porgere una domanda. Sì, sì, assolutamente. Direttore, cosa chiedono maggiormente i turisti nel momento in cui mettono piede all'interno della struttura? Intanto mi pare di capire che lo spirito sia quello di chi ha voglia di scrollarsi di dosso, ecco, la pesantezza di questi momenti. Ma cosa chiedono prevalentemente? Di trovare mascherine, di vedere che si cura l'igiene secondo queste direttive a volte anche un po' oppressive o cos'altro? Quali sono le esigenze? C'è un momento iniziale in cui il cliente arriva un po' guardingo e vede che delle misure sono messe in atto e devo dire certe volte è più preoccupato del cliente accanto, cioè perché è chiaro che per noi mettere in piedi un'organizzazione è una cosa che sterile, facciamo e la applichiamo. Chiaro che molto sta nel comportamento del mutuo rispetto tra i clienti stessi, perché ci sono i clienti che mantengono al ristorante per esempio la mascherina, magari se qualcun altro non lo mantiene può infastidire. Noi con il nostro personale in modo gentile cerchiamo di far rispettare le regole a tutti e noi abbiamo dato
quantità immensa di mascherine, perché spesso ci si dimentica, non è naturale girare con la mascherina, perciò magari la colazione, il cliente si presenta senza mascherina, farlo tornare in camera non è bello, la regaliamo, abbiamo regalato noi e continueremo a farlo le mascherine in questo caso. Però devo dire che c'è un generale rispetto delle regole. Chiaro che gli amici venendo insieme, i congiunti o le famiglie stanno sempre insieme, ma questo lo fanno al di fuori del villaggio, è normale. Dunque ci si creano i gruppetti in piscina, ci sono 4-6 persone, ma sono il componente della stessa famiglia. E, diciamo, sono anche piacevolmente sorpreso dal rispetto di tutti i clienti. Non ho trovato. Da dove arrivano in questo momento la maggior parte dei vostri clienti? Sono italiani? Da dove arrivano? Da quale parte dell'Italia? Fino al 15 giugno certamente sono solo siciliani. Solo italiani. Solo siciliani. Allora, volevo fare una precisazione. Abbiamo visto intanto dei video proprio del momento che voi ci avete inviato proprio per coprire già anche animatori con le mascherine, insomma queste cose di qua. Personalmente credo che sia un assurdo. Comunque lasciamo perdere, perché all'aperto, insomma, la mascherina, ragazzi, le attività. E lo dice uno che ha fatto animazione per 30 anni. Detto questo, volevo però una sua impressione come imprenditore, una sua opinione più che altro. Governo italiano, le disposizioni, i decreti, i finanziamenti a pioggia, come siete stati aiutati voi fino adesso? Visto che voi siete tra i più grandi tour operatori italiani, insomma, voglio dire, voi muovete non soltanto in Sicilia, lo sappiamo, insomma, dappertutto, insomma, avete villaggi dappertutto. Noi ci concentriamo sulla Sicilia perché vogliamo promuovere i nostri posti, però sappiamo che voi siete tra gli imprenditori più grandi del mondo del turismo. Sì, noi siamo in Sicilia e Sardegna, sì, siamo il primo operatore come catena alberghiera, siamo tra i primi operatori, siamo il secondo in assoluto, il primo come letti in proprietà. E io non amo lamentarmi, ecco, diciamo che le misure del governo probabilmente non sono ancora complete. Ritengo che una parte di quelle che hanno fatto sono valide, per esempio il bonus vacanza, ritengo, ma sono una voce abbastanza isolata nel mio settore, ritengo che sia un'ottima cosa, perché consente un forte sconto a delle famiglie, perché 500 euro sinceramente, noi stiamo lanciando un'offerta per dirvi, ma vale in Sicilia che in Sardegna, sostanzialmente una famiglia di due persone con un bambino sotto i 12 anni fa una settimana, dunque sono in tre, con meno di 900 euro negli alberghi più cari e meno di 800 euro nelle strutture comunque di 4 stelle. È un'occasione unica che incoraggia moltissimo il turismo, fa fare vacanza a chi magari doveva rinunciarci anche per fattori contingenti e crea le condizioni anche affinché questi aiuti vadano tutto sommato a chi le paga le tasse, perché se è un credito d'imposta noi lo sconteremo sulle tasse che avremmo dovuto pagare. È chiaro che non è il massimo, però in questo momento di crisi dove le priorità sono altre, io credo che anche il nostro settore, che è sicuramente il più colpito in assoluto, debba ragionare con un certo equilibrio e non dico accontentarsi, ma valutare bene che comunque tutto sommato per noi sono rimborsi che arrivano. Il governo ha anche concesso la possibilità di finanziare le imprese, dunque indebitarsi, questo sì, questo è un po' al limite, immagino che sia una prima misura per togliere l'emergenza, al netto del fatto che questa emergenza avrebbero dovuto gestirla, diciamo, con tempi più rapidi, perché è vero che ci si può indebitare, ma il processo per aderire a questi i finanziamenti è abbastanza lungo e tortuoso. Ricordiamoci che siamo in Italia, diciamo, non è un caso che sia lungo e tortuoso, anche lì sembra comunque che nel decreto liquidità ci sia stata una semplificazione adesso, in modo particolare per alcune aziende che superano i 5 milioni. Ma non lo so. Non ci crede tanto lei, eh? No, non lo vedo, io non lo vedo, ma probabilmente ci sarà, non sarò io a non essermi accorto. Diciamo. Però al di là di questo ci siamo abituati, ecco, quando noi abbiamo visto il decreto liquidità sapevamo che i tempi comunque sarebbero stati lunghi, dunque ci siamo attrezzati
Sappiamo che per arrivare a un percorso comunque complesso, perché sì, è vero che lo Stato dà la garanzia, ma le banche devono istruire una pratica che è abbastanza complessa, c'è tutta una serie di documenti che bisogna Boh, che fornire. numeri si aspetta da questa estate straordinaria? E allora, questa volta è straordinaria nel senso, diciamo, negativo del termine, però diciamo così, sostanzialmente il 50% del fatturato è andato. Abbiamo perso il 50% del fatturato del traffico, dunque è un anno negativo, storico. Detto questo, quello che rimane dell'estate della stagione penso sia di buone prospettive. Noi siamo stati i primi, Reuters ci ha contattato, sono venuti in Danone agli alberghi a fare tutto un servizio fotografico e hanno fatto un articolo che è stato pubblicato un po' dappertutto nel mondo, non in Italia, ma insomma questo ha poca importanza, ma sono stati pubblicati negli Stati Uniti. In giro per l'Europa, addirittura in Colombia, siamo stati i primi resort ad aprire in Europa e questo ci ha dato un grande orgoglio perché insomma poi abbiamo aperto pieni e dunque abbiamo un po' anticipato tutti quelli del nostro settore, abbiamo anticipato direi anche alle altre regioni, una volta tanto la Sicilia è anticipatoria rispetto al resto d'Italia perché lo spiegavo a dei miei colleghi diciamo, importanti tour operator, in Sicilia sostanzialmente dalla seconda metà di maggio ci si è resi conto per fatti, per quello che succede, che l'epidemia stava perdendo forza. Dunque la gente ha iniziato a trovare fiducia a quello che sta succedendo ora nel resto d'Italia e sono cominciate a fioccare le prenotazioni, ora è veramente direi quasi una valanga, nel senso che noi abbiamo già uno dei due villaggi che è Polia Resort completo per tutti i weekend, abbiamo solo posto la settimana. Abbiamo deciso di aprire la settimana prossima altri due alberghi, quella dopo ancora altri due, però andremo, dunque il 3 luglio avremo tutti i nostri 13 alberghi aperti. Presidente, dove veniamo io e Rosy, cioè, a passare un weekend? Cioè, dove ci Io vado a consigli? Sciacca, ovviamente. Vabbè, allora, lei è No, ma agrigentina. Brucoli Village è bellissimo, quello abbiamo deciso, avevamo previsto di aprirlo il 3 luglio, abbiamo anticipato al 26 giugno per le richieste e galoppano, perciò venite in uno dei nostri club ma decidete in fretta, ecco. Grazie, Sì, però voglio grazie. dire, io voglio ritornare un po' sulla domanda di prima, Ci però abbiamo avete solo i 30 secondi, fidanzieri, Rosy, 30 ma avrete secondi. anche prenotazioni già, prenotazioni da altre regioni, Sì, dal nord Italia. da dove Nord vi Italia contattano di c'è. più? Per il momento dal centro dell'Italia e dalla Francia. Dal 3 luglio avremo nuovi Ah, charter dalla ecco. Francia, in Sicilia e Sardegna. Bene, Tornano i bene. francesi. Grazie, il nostro Bellissimo. tempo è scaduto, Bene. però la ringraziamo per questa testimonianza che a nome naturalmente dei tanti tour operator, imprenditori e operatori turistici che ci sono in Sicilia. Noi ci risentiremo presto. Grazie anche a Rosy Abruzzo per il suo contributo e noi Grazie a chiudiamo voi. qui. Grazie ancora. Chiudiamo questo appuntamento di 19 Live anche per quest'oggi, anche questa diretta è andata e come avete sentito proviamo sempre a portare nelle vostre case quanto più è possibile di quelle che sono le testimonianze in giro per cercare di fare servizio pubblico. Grazie a tutti veramente di cuore per questa attenzione e vi lasciamo ai prossimi programmi da Roberto Oddo. Grazie ancora, buon proseguimento d'ascolto.